che sta cosa è intollerabile. Beh, Sara sta bene, capo. Ci ho pensato io. Hai iniziato a lavorare qui quando non arrivavo al bancone. Io non ho avuto una figlia, Tom. Farei di tutto per quella piccolina. Anche io. Anche noi, capo. È vero, confermo. Tutto per Luigi e Sara. Ma cosa cazzo si credono quei bastardi? Che sia un parco giochi? Li farò a pezzettini con le mie stesse mani. Noi offriamo protezione. Ma chi pagherebbe se sapesse che non riusciamo a proteggere le nostre donne mentre tornano a casa? Allora cosa dovremmo fare? Dare una bella lezione a quei tizi. Dovete rompergli tutte le ossa che hanno, riduceteli in sedie a rotelle, spaccategli la faccia così che nemmeno le loro madri potranno guardarli senza urlare. Dove si nascondono? Secondo un nostro contatto tra gli sbirri, a Chinatown. Big Beef potrebbe sapere. Tommy, tu va da Vinny e rimedia qualcosa. Ci vediamo da Beef. Sì, ok. Lasciate me tempesti sul marciapiede. Voglio che tutti quanti sappiano che non permettiamo che i cani randagi scorazzino nel nostro territorio. Sarà fatto, capo. Forse ste stronze sono ancora nel nostro territorio. Io controllo qui in giro che se ne siano andati, mentre tu vai da Beef. Buona caccia. Sì, anche a te. Ok, una volta finito con Vinny, ci vediamo a Chinatown. Ok. Andiamo a spaccare qualche testa. Sono dei terroristi che mi mancano di rispetto. Che fine ha fatto rispetto in questa città fredda? Dei coglioni molestano sempre strada. Il Corleone è ridato quei paradigmi. Morello che fa Ehi! Ti servono dei ferri, Tom? No, sono a posto, grazie. Io e Polly dobbiamo dare una lezione ad alcuni teppistelli. Se li riempio di buchi, sporcherò il quartiere. Gli spaccherò la testa, è abbastanza. Sam ha dato una ripulita al magazzino di un tizio, eh? È autografata da Baby Root in persona. Mi hanno minchiato, ovviamente, ma fanno male. Non se ne accorgeranno nemmeno. Lo credo anch'io. Grazie, Vinny. Report on the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black and white that crime is on the rise all over the state. Many commentators are blaming the rise in criminality, thievery, racketeering, and other gangsterism on the economic downturn and resulting social deprivation. In the greater Lost Heaven area last year, there was a sharp increase in the number of gang-related incidents, and the chief of police was moved to create a gang task force, known informally as the Rat Catchers. But Governor Wells, who has suffered criticism for his handling of the increase in violent crime, thinks otherwise. He said, "There can be no dispute that times are hard for many. Jobs are fewer and farther between. But that simply is no reason to bite one's thumb at the rule of law. In fact, I feel that adversity has the potential of forging a hardier individual and a more harmonious family unit." Governor Wells came in for some criticism from certain sections, while others were quick to praise him for his commitment to straight talking. How either interpretation plays with the electorate remains to be seen. Finalmente! Forza, sono fradicio! Non capisco perché Biff si è trasferito in questa fogna. Lascialo in pace, è innamorato. Tutta menghiata, si è solo beccato la febbre gialla quando abbiamo rubato quel porno di Shanghai. A me lei non dispiace. Tieni un problema, Tommy, sei sempre troppo tenero con le ragazze. Come te va? Mambolina, è un piacere!
Falla uscire, Biff, dobbiamo parlare. Di sopra, ti spiace? Allora, che vi serve? Cerchiamo informazioni. Dei coglioni stanno creando problemi. Hanno infastidito la figlia di Luigi. I coglioni sono tanti. Altri dettagli? Uno di loro è una serpe di nome Billy. È amico di un babbeo perfettino e di un bestione pelato. Ok, li conosco. Sono la vecchia stazione di servizio, a un isolato da qui. Ogni tanto vengono a vendere qualcosa. Sono dilettanti. Per questo siamo da te, Biff. Quei dilettanti sei il migliore. Uscite dal retro e attraversate la strada. Li trovate lì. Ti ringrazio. Ci vediamo. Ehi, Poli. Per la grana... Tranquillo, sta aspettando il mio contatto. Poi se ne riparla, abbi pazienza. Di cosa stavate parlando? Tu e Biff avete in ballo qualcosa? Un mio contatto sta importando un carico di completi. Roba di classe, messicana. Quindi tu compri i vestiti dal Messico? No, idiota. I completi sono stati rubati da un magazzino in centro. Il satto è messicano. Di origine almeno, vive a Hollebrook. Ma il Don questo lo sa? Certo che sì, avrà la sua parte. Ma tu tieni la bocca chiusa. Non ho sentito nulla. Li vedessi, li sapresti riconoscere. Certo. E anche se non li riconoscessi, non ci sono tanti bianchi che bazzicano qui a Chinatown. Eccoli là. Ora ci vado e inizio a pestare tutti. Ma tu mi segui a ruota. Niente sparatori. È un'idea che ti è venuta da sola? No, è una cosa che si fa spesso. Ve lo giuro, il culo più bello che avessi visto. Oh, oh. Billy è quel tipo dell'altra notte. Prendetelo! Ragazzi, venite subito! Prendetelo! Mi metto al tappeto! Ecco perché non conviene mettersi contro di noi! Gesù! Finirà presto! Scavalca, Tom, prima che se la squagli! Proteggete Billy! Forza il suo volo, arrivare! Avete un bel coraggio di attaccarci nel nostro corpo! Vi lascerete le penne, avete capito? Prendi la pistola, Tommy! Ora se fa su sei! Credi che non l'abbia capito? Vado a nord, tu vai a sud. Io vado su, tu passa da lì. Ok, ehi, va bene! Dobbiamo andare, ora! Vai! Sei al... Thank you.
Macchina, Tommy! Levati! Forza, non facciamoceli scappare! Forza! Attento, Tom, la strada è allagata! Tranquillo, ci penso io.
lo stupido figlio di puttana si è schiantato. Certamente non ne usciranno vivi. Pensaci tu, Tom. No, 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 aspetta. Ti prego. Cazzo, io non voglio morire. Cristo, Tommy. Non devi farti scrupoli con questi animali. Uno come quello lì ti fotte alla prima occasione. Sparagli e non pensarci più, no? E scarica. Ma anche questa si è stonata. E che cazzo, Tommy? Cos'è quella faccia? Ti ricordi cosa volevano fare a sera, sì? Sì. Solo... Ehi! Scogliamoci la prima che arrivino gli spiriti.